Allora, cominciamo. Buongiorno a tutti. Continuiamo. Ah, già, perché... Ricominciamo da tre. Con me cominciamo. Come ben sappiamo. Allora, ricominciamo. Direi che anche qui l'incontro che abbiamo avuto con il sindaco per verificare insieme con il comitato di indirizzo e i responsabili operativi del patto per Napoli è un incontro positivo. Abbiamo verificato lo stato di avanzamento, alcune delle cose più qualificanti del patto per Napoli sono avviate. Sapete che si sta lavorando sulla questione del restart di Scampia, la questione delle vele, con molto impegno, perché crediamo che sia qualcosa di molto qualificante per la città questo passaggio. Sappiamo anche che si sono già in corso i lavori di completamento della tratta Mergellina Municipio per la metropolitana. Sono in corso di acquisto le attrezzature per il potenziamento della raccolta differenziata per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti. E pensiamo anche che presto potrà partire la contrattualizzazione per l'acquisizione dei 12 elettrotreni necessari per le linee metropolitane della città. In più abbiamo concordato insieme con il sindaco e il comitato di indirizzo ha approvato una limitata riprogrammazione che ha un obiettivo molto importante, quello di poter realizzare, e i lavori possono partire subito, il parco della Marinella a ridosso dell'area portuale. Su tutti gli altri interventi siamo in fase di progettazione, ma in alcuni casi in fase di a breve varo dei bandi di gara, quindi i lavori stanno procedendo. Complessivamente sono state messe in campo interventi che già messi in campo, interventi che complessivamente assommano a un valore complessivo di interventi di oltre 160 milioni sui 600 complessivi del patto. E poi continueremo, e quindi io penso che la prossima volta questo valore complessivo di interventi risulterà ulteriormente accresciuto. Quindi giudizio positivo, si sta lavorando, si procede in modo molto serio e concreto, e penso che i cittadini napoletani avranno modo presto di vedere i primi risultati di questo lavoro. Poi ci tengo molto, ci sono delle prospettive molto interessanti di sviluppi ulteriori, ma magari di questo anche il sindaco vorrà parlare, per esempio per quanto riguarda il parco archeologico, che è un'altra delle parti, delle componenti importanti del patto per Napoli, e non solo. La riqualificazione degli edifici pubblici nella città, nell'area metropolitana e così via. Ma qui do la parola al sindaco De Magistris. Sì, grazie ministro. Anche noi siamo soddisfatti, perché questo era un incontro importante, e quindi ringrazio il ministro di averlo voluto fare, tra l'altro a pochi giorni dalla Pasqua, quindi si è registrata una condivisione nel metodo di lavoro, ed entrambe le parti, quindi il governo, la città metropolitana e il comune di Napoli, stanno rispettando tutti gli impegni che erano stati presi. Non solo, ma oggi mi sento di voler ringraziare il comitato di indirizzo e il ministro, perché hanno accolto immediatamente, dopo un lavoro istruttorio, la nostra richiesta di riprogrammazione sul Parco della Marinella, che noi siamo in grado di contrattualizzare immediatamente dopo l'approvazione del bilancio. Quindi entro fine aprile, contrattualizzazione significa immediata esecuzione dei lavori. Poi abbiamo dato molta importanza anche a tutta la parte del Patto per Napoli, che va a incidere sulla ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici da una parte, e incentivi per i privati che fanno lavori di messa in sicurezza, soprattutto antisismica, e ristrutturazione. Poi credo che con un lavoro sinergico che sta coinvolgendo governo, Regione Campania per la parte di sue competenze, il Comune di Napoli, in questo caso l'autorità portuale, si sta per registrare un qualcosa che mai si è realizzato nella città di Napoli. Cioè, con i tempi che vanno a coincidere,
Noi stiamo arrivando al punto di mettere insieme, con una prospettiva di fine lavori breve, nell'arco ovviamente dei tempi necessari per realizzare i lavori, tra la rigenerazione urbana del Waterfront e del Molo Beverello, il parco archeologico dove si andranno a intersecare a breve la linea 1 e la linea 6 e i lavori che sono in atto di ristrutturazione di importanti edifici pubblici che arrivano fino a Palazzo Reale. Quindi noi riteniamo che questa sia un'area particolarmente significativa di pregio turistico-culturale della nostra città. Poi ci siamo confrontati anche su, come è stato detto prima dal Ministro, che alcuni lavori sono già in atto e quindi vedranno la loro realizzazione già nel 2017, altri si sta lavorando sulla progettazione. Colgo l'occasione che il lavoro sinergico, il lavoro di cooperazione istituzionale efficace non è solo chiaramente sul patto per Napoli ma anche sul bando delle periferie. Noi nella giornata di domani mattina pubblicheremo il bando per l'abbattimento delle vele e la rigenerazione urbana del territorio, che ha tempi molto stringenti perché anche qui contiamo insomma di riuscire in tempi rapidi a procedere all'abbattimento delle vele. Quindi insomma siamo soddisfatti del metodo, ma devo dire anche del contenuto, perché in tutte queste opere ci sono tutte opere che servono alla città, servono alla comunità, servono ai cittadini, e non le vado a elencare perché è stato già oggetto ovviamente non solo di conferenze stampe precedenti ma anche, come dire, di dibattiti che in città sono molto accesi, giustamente, perché si tratta di opere di riqualificazione e di rigenerazione urbana particolarmente importanti. Benissimo, se ci sono domande posso? No, c'è stata anche una seconda parte, un incontro un po' più riservato, avete parlato di Bagnoli. Lo so che perciò mi ha detto ricominciamo, non cominciamo, continuiamo. Perché pensavo che non lo chiedessimo. Okay. Abbiamo parlato anche di Bagnoli, abbiamo verificato con il sindaco che gli interventi su Bagnoli da parte del commissario e di Invitalia stanno andando avanti, in particolare, a parte le cose che già sono state fatte o già avviate, come per esempio la rimozione dell'amianto e così via, ma di particolare rilievo, sottolineato al sindaco, è che stanno andando avanti con il ritmo che ci eravamo prefissi le caratterizzazioni, che come sapete sono il passaggio chiave per poi poter impostare la bonifica integrale del sito di Bagnoli. Naturalmente io riunirò la cabina di regia quando sarà finito il lavoro sulle caratterizzazioni, riunirò la cabina di regia in modo che la cabina di regia possa prendere atto del risultato del lavoro di caratterizzazione, quindi della configurazione che dovranno assumere le attività di bonifica integrale dell'area, e naturalmente ho rinnovato l'invito al sindaco a partecipare alla cabina di regia. Siccome divergiamo su tante cose, ma sappiamo tutti che tra qualche giorno è Pasqua, quindi mi sembra assolutamente di non rovinare il clima del patto per Napoli. Le posizioni su quello sono state dette più volte. Noi siamo molto interessati a proseguire il dialogo su Bagnoli. Noi siamo molto interessati perché la bonifica integrale, per come si è impegnato il governo a fare, prosegua e che il piano di rigenerazione urbana di Bagnoli sia condiviso tra le istituzioni che hanno competenza su questo, quindi la città di Napoli con tutte le sue articolazioni, la municipalità, il territorio, ovviamente la regione per la parte di sue competenze e il governo nazionale. Quindi il dialogo sta andando avanti, è fisiologico che il ministro e il governo insistano, quindi non ci trovo nulla di male, così come altrettanto fisiologica è la posizione che noi abbiamo espresso sinora. Però se devo essere sincero, io sono convinto che al di là delle divergenze che ci possono stare, alla fine, così come per il patto per Napoli, così come per le periferie, così su altre cose di cui anche abbiamo discusso in queste ore, si possa trovare un livello di cooperazione istituzionale importante, poi troveremo anche le forme per raggiungere l'obiettivo. Lei ha parlato prima con De Luca, adesso con il sindaco. Riuscirà nell'impresa, oltre che per il patto del Napoli, per Bagnoli,
di far trovare una convergenza almeno istituzionale tra queste, questi due enti locali, perché è da un po' di tempo che tanto il comune quanto la regione, più che dialogare, litiga. In qualche modo si potrà interessare a questa cosa qua. Lo faccio per i napoletani. Però attenzione, non è. Non fa parte dei compiti del governo far risolvere problemi di rapporto tra altre istituzioni. Naturalmente l'augurio e la sollecitazione che viene al governo naturalmente è di, pur in un confronto che può essere a tratti, come del resto succede anche tra il governo e il comune di Napoli, può essere a tratti anche molto duro, però che ci sia l'attenzione poi a trovare i punti di cooperazione istituzionale che consentono di affrontare i problemi che stanno a cuore ai cittadini. Se posso, anzi non aggiungo nulla, sono totalmente d'accordo con l'affermazione del Ministro. Altre domande? Visto che domani c'è il bando, l'ultima volta erano rimasti che i tempi erano prima dell'estate, confermato questo? C'è l'autore del bando che vi potrà dare i dettagli, che è l'assessore Piscopo. Domani viene pubblicata, quali sono i termini? Sono 22 giorni, sono 23. Dalla parola precisa. Insomma, entro maggio avremo la giustizia sicuramente, e poi saranno presi in considerazione quelli che sono i tempi naturalmente per le valutazioni, poi si andrà avanti. Cioè anche qui c'è un interesse di tutti a fare prestissimo, perché anche questo è un obiettivo strategico e va oltre i confini della città metropolitana e della città di Napoli. Quindi. Posso chiedervi una cosa? Io ho fatto un passaggio sulla ristrutturazione degli edifici pubblici e il sindaco è andato un po' più nel dettaglio parlando anche di incentivi agli edifici privati. Questa è la città che per tanti anni ha avuto questo settore gestito da una società interamente pubblica che era Sirena, insomma il progetto Sirena. Si può immaginare che tutto ciò sia nuovamente gestito in questo modo, anche per semplificare la vita degli amministratori di condominio, perché fu un progetto abbastanza di successo, furono rifatte tantissime facciate di edifici storici napoletani. Oggi si può fare, insomma, sintesi, razionalizzare questo tipo di lavoro immaginando un modello simile, uno strumento simile a quello di una realtà unica, una società pubblica interamente che faccia tutto ciò. No, ma Sirena fu una cosa che ebbe dei pregi, infatti prendiamo la parte positiva, non c'è nemmeno bisogno di creare una nuova società, perché col metodo Patto per Napoli e con le strutture tecniche che abbiamo messo in campo noi saremo immediatamente operativi, e questo è anche un modo, voglio dire, di moltiplicare le risorse, però un po' è così. Nel senso che mettendoci soldi privati è come se andassero a incrementare il fondo del Patto per Napoli, perché noi andremo a mettere a nostra volta una quota, quindi sono più soldi che si mettono in circo, perché noi abbiamo una quota da destinare per la ristrutturazione, siamo convinti che essendo un incentivo per i privati si aggiungeranno somme di privati e quindi un moltiplicatore. E questa è una delle... La quota complessiva è 70 milioni per gli edifici... Quanto è preciso? 20 milioni. Per gli edifici privati, 70 milioni per gli edifici pubblici, quindi su quei 20 milioni sono quelli che noi mettiamo come incentivi, è una somma importante, su cui si vanno a innestare assemblee di condominio e altro, e su questo stiamo già lavorando, perché prima dell'estate vorremmo partire con i bandi, insomma, il comune. Sì. Scusate un attimo su questo, però. Ah no, è sempre sullo stesso tema. Sì, c'è già più o meno i nomi sono stati individuati, da dove si passa? Allora, se parliamo di edifici pubblici, e chiaramente ci rivolgiamo soprattutto agli edifici di pregio, infatti stiamo facendo dei ragionamenti anche sul Maschio Angioino e su altre strutture della città, quando parliamo, ma comunque non solo del centro, sia ben chiaro, anzi ci allargheremo anche nella città chiaramente metropolitana, quindi ci saranno anche, così come abbiamo fatto con la Reggia di Porti, ci andremo anche in altre direzioni. Per gli edifici privati dobbiamo vedere anche un po' la sollecitazione che viene dal territorio, sicuramente anche qui la prevalenza va fatta sulle zone come il centro storico UNESCO, chiaro, perché l'obiettivo è soprattutto finalizzato a edifici che, anche se privati, hanno un pregio, perché questa è la finalità anche del Patto per Napoli. Però
vediamo anche qual è la risposta della città, perché potrebbe essere una risposta dei privati interessante, visto che l'economia si sta anche muovendo, i cantieri si stanno aprendo, perché possiamo poi rimodularlo a seconda delle offerte. Le domande? Sì, ricordo poi che questi interventi che possono essere attivati con le risorse del Patto per Napoli si aggiungono, quindi sì, aumentano ulteriormente gli interventi di detrazione fiscale che sono stati varati con l'ultima legge di bilancio del governo e che sono, come sapete, interventi molto consistenti, tanto più se alla ristrutturazione si aggiunge la messa in sicurezza e l'efficienza energetica. Questo significa che abbiamo, aggiungendo questi 20 milioni del Patto per Napoli, abbiamo una leva molto significativa per incoraggiare gli investimenti privati di ristrutturazione e di messa in sicurezza. Ricordo anche che per quanto riguarda il centro storico di Napoli e il grande progetto UNESCO c'è anche una parte rilevante di cui abbiamo parlato questa mattina all'interno del Patto per la Campania. Okay? Quindi è tutto un pacchetto di risorse che può avere un effetto leva molto molto significativo sul centro storico. Oltre ai lavori che stanno partendo, come loro sanno, lo ricordo al Ministro e chiaramente lo sa, i lavori che stanno partendo proprio in queste settimane sul grande progetto centro storico UNESCO. Ok,